sindaco, oggi un incontro per la sicurezza, un incontro con la popolazione in seguito agli ultimi furti che ci sono stati a San Giusto. Sì, esattamente. Abbiamo vissuto alcuni giorni un pochino di preoccupazione e immediatamente devo dire che le forze dell'ordine si sono presentate in comune ed è stato organizzato un servizio di sorveglianza ed è partita questa organizzazione di questa giornata in cui i carabinieri ci daranno un pochino di dritte per il comportamento e ci tranquillizzeranno sui servizi che stanno facendo. Un modo per informare la popolazione che si rifà anche all'appello che ha lanciato sui social, quella di allertare subito il 112 in caso di bisogno. Assolutamente, è decisamente importante che i carabinieri vengano considerati gli amici vicino a casa, quindi immediatamente dar loro modo di sapere quello che succede sul territorio e di conseguenza possono mettere in atto le azioni opportune. Certo, anche se si sospetta, non so se vede qualche macchina, qualche persona mai vista che gira intorno a casa, quindi non solo fatto computer. Esatto, sì, certo, bisogna fare attenzione, aprire gli occhi, non siamo più ai tempi in cui si andava a dormire con le porte aperte e i portoni spalancati, siamo in un momento in cui bisogna vivere sereni, però con attenzione, avere sempre le antenne dritte e quindi tra vicini controllare, tra amici passarsi delle informazioni e quindi cioè fare la comunità, bisogna la comunità di questi tempi è sempre più importante, sempre più indispensabile.